Buonasera signore e signori, buonasera a tutti e bentornati su Persona 5 Royale. Allora, abbiamo un po' di robine da fare oggi, cioè, beh, abbiamo inteso molto 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 tardi, ma ci sono un po' di robine da realizzare, ottenere, fare, che potrebbe essere parecchio interessante, parecchio interessante. Allora, prima di tutto, statistiche. Quanto ci manca per livellare? Parecchio. Buonasera Francesco, ciao bello, come stai? Tutto bene, tutto bene. Tu che mi racconti? 140, finalmente ci sono soltanto gli MP di Rioma, perché volendo potremmo anche. Vediamo se riusciamo a realizzare qualcosa qua, anche. Per cui vediamo. Oh, buonasera caro Umberto, ciao caro, ciao. Tutto bene, dai, diciamo che oggi dovuto fare un po' di spesa con il frigo completamente vuoto e sono andato a vedere appunto dell'armadio come vi avevo anticipato qualche giorno fa. Non mi ricordavo la misura del soffitto, l'altezza. Per cui ho fatto un preventivo e poi vedremo i prossimi giorni magari di andare da qualche altro negozio per poi poterlo ordinare perché veramente non. Ho avuto un dubbio atroce, ho detto vabbè, aspetta un secondo. Perché prima di fare cazzate, aspetta un secondo. Per il resto, dai, 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 dai. Atavaka? Chernobog? Kali? Atavaka? Bishamonten? Ne siete sicuri? Assolutamente sì, poi tra l'altro voglio andare a vedere qualche altro negozio diverso magari, prima di andare a spendere lì. Perché no, è una, diciamo, un acquisto parecchio importante, perché non vale la pena affrettare troppo le cose, dai. Più che altro gli angeli della tradizione giudeo-cristiana, ha detto anche la voce di Dio o angelo dei contratti. Benché abbia giurato di mantenere l'ordine, non mostra alcuna pietà nei confronti dell'umanità. Ah, quello della giustizia. Ok, quello più potente della giustizia. Fico. Oh, buonasera, Mr. Pete. Ciao, bello, come va? Come andiamo? Domani per te, bellissima giornata. Come mai, piccolo Francesco? Ho provato a fare qualche partita online su Soul Calibur 6 per la prima volta. Quanto sei resistito? Perché da quanto ci ho provato io mi hanno devastato la prima volta. Tantissimo hanno devastato. Porca troia. Ti avrò un botto, visto il bel portachiavi. Puttana, bellissimo il portachiavi. Cazzarola. Cazzarola veramente, guarda. Te ne chiederei uno. Prima o poi, nel caso lo colorassi anche. Tanto per avere un portachiavi carino, ma. Vediamo magari più avanti, ti chiedo un preventivo, caro. dove giochi, Mr. Pete? Su PS4, PC? PS4. Ah, dammi, te lo posso dare solamente il buon Umberto. Oh, molto bene, Francesco. Molto bene, gran figata. Beh, immagino che sia una gran bella giornata, allora. Dai, ci sta. これでいいのか?Orari strani. Vabbè, orari strani, dai. Dai, tanto per sbloccarlo, direi. Bimbo depresso, dai. Danno 20. Urca. Dana, Matarukage, Matara, Matarunda e rivoluzione. Bello. Non è attiva lavoro, ci sono più la sera. Mo stasera ho l'allenamento col team di LOL. Ostia, addirittura. Cazzo. Non pensavo, non sapevo. Grandissimo. Ci ho giocato un periodo a LOL molti anni fa. Molti, 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 molti anni fa. Diciamo che principalmente giocavo Graves all'epoca. Il fascino, come sapete, vado di estetica anziché di
abilità, di utilità più che altro. Da quando è uscito, minchia. Non male, non. Urca! Chiuso gli HP del bello. Colpo Gatling, va bene. Danno da vento grave a tutti i nemici. Vuoto cosmico. Porca troia. Non male, non male per niente. Cosa fa ambiente benevolo? Infligge le alterazioni negative con pioggia o neve. L'arma pioggia è sempre attivo, quindi comba molto bene. A tutti i nemici basta chance di paura. Mamma mia, che figo è questo. Questo persona qua. Buono, molto buono. È una copia finale. Chiaro. Non abbiamo abilità di vita, per cui va bene così. Oh. Izanagi Picaro. Bello. Abilità divina. Sì, però non ho intenzione di tirarlo su un mietitore oscuro. Voglio usarlo principalmente per poterlo utilizzare per i vari, diciamo, unioni, tipo col mietitore bianco, eccetera. Asterius, ok. Izanagi Picaro, Chernobog, Forneus. Vabbè. Andiamo così, tanto. Oh, comunque sono devastato, maledizione. Comunque in compenso ho fatto anche un altro po' di acquisti, un po' di robine, roba varia. Tra l'altro ho anche provato, mi sono lasciato. Dai, ho voluto fare un tentativo. Ho provato una carne vegana. Che è carne molto virgolettato, un hamburger vegano di questa. Tipo Beyond Meat, si chiama Next Burger, una cosa del genere? Vi dico subito. The Wonder Burger, ok? È impressionante. È impressionante il fatto che avesse anche la consistenza e il sapore della carne, fatto con la barbabietola, praticamente. Buonissimo. Ah, era succoso fin. Cioè, io sono rimasto veramente colpito. È impressionante. Che è un'ottima alternativa per chi magari la carne non vuole mangiarla o non può mangiarla perché tanti magari non fanno fatica a digerirla o gli fa proprio male anche. È spettacolare. Bello, non pensavo ci potesse essere veramente un'alternativa così veritiera. È una gran figata. Infatti mi ha fatto un attimino. Puh. Sì, me l'ha fatta provare Eli. Oddio, le abbiamo comprate per lei. Mi ha fatto assaggiare un pezzo, ma. Minchia, sembra veramente di star mangiare un pezzo di hamburger, ma hamburger anche di qualità. Perché è veramente bello succoso, proprio la filigrana della carne dentro. Mind blown totale. Allora, dove si può andare per farmare un pochino? Ponte laterale? Da provare, assolutamente. Assolutamente da provare. Se riuscite, ci sono quattro diversi tipi di questa carne, diciamo. C'è, allora, la. Beyond Meat, che lo trovate solitamente nei ristoranti, quello che cucinano. Il Next Burger, che ho trovato al Lidl, però era un'offerta limitata. Questo qua, il Wonder Burger, che lo trovate all'Aldi, meno per chi abita in Friuli, si chiama Aldi il negozio. E poi ne hanno fatta una, quelli della Findus, ok? Che in teoria verso Torino si dovrebbe trovare. Spettacolare, bello, 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 bello. Molto chiaro. Non penso passerei a mangiare solo quello. Però è un'ottima alternativa, anche soltanto per cambiare, stare anche forse un po' più leggero ogni tanto. Che poi in realtà, vi dirò. Riempire riempie. E anche il sapore è molto buono. Non male, non male. Strapazzate buone. Molto buone. Allora.
Perlina. No, ma assolutamente, per variare ci sta la grandissima, anzi. Cazzarola. Lo sbrodolone nelle uova strapazzate ci ha avuto una sottiletta. Ah, ma lei sta ingannando allora, signor Umberto. Sta ingannando la grandissima. Però figata, ci sta. Lui è uno dei quelli più forti che ho. Bello, poi come il sole. Solo qualche volta. No, ma fai bene, ma fai bene. Alla fine la rendi ancora più golose le uova strapazzate. Ci sta. Vabbè, il formaggio è il sale della vita. Certo, le tue vene dopo un po' non ti ringrazieranno più. Però ci sta, dai. E volevo trovare a me servivano un po' che di nemici, magari quelli fiammeggianti. Navo Civiv. Esattamente. Oh, Mazziodine, perfetto. Balla. Mi ha consigliato un mio amico. Oh, bravo, bravo. Vabbè, io direi di... Oh, eccolo qua. Lui volevo. Dai, ci sta, va sperimentato. Bisogna sperimentare. Altrimenti ci si annoia. Mancato, dai! Oh, penna! Ciao, bello! Assolutamente sì. E andare avanti ancora per un bel po', persona. No, no, sto run normale. Altro che niente platino, sta qua. Sicuramente non in una run. No. Vabbè, ah, di base, piccolo penna, ti ricordo che le live le faccio per me. Per giocare a ciò che piace a me. Parabam. Oh, bene. Ah. Scusa, più bello di questo? Non c'è niente, non c'è niente più bello di questo. Dai, la grandissima. Tornava il conquilino, ho pulito l'appartamento, morire dalla favola, forse arriva nel fine settimana. Vabbè, non è mai sbagliato pulire, piccolo penna. Ti sono semplicemente portato avanti su un lavoro che dovresti dovuto fare più avanti. Bene così. Ma alla fine del gioco base non manca tanto. Pa pa para para pa pa pa. Poi hanno aggiunto tutta una parte nuova con la versione Royale. Zapam. Buonasera, Xapolloner. Ciao, bello. Tutto bene, tutto bene, tutto bene. Giornata pesantina, lavoro, poi vabbè. Ho fatto un po' di acquisti, diciamo, per la casa e via.
Non ancora, sto ancora cercando di farmare un pochino prima di uscire. Sentivo il bisogno, come dire. Tra l'altro, orca troia. Sono al 67. Sì, appunto sto cercando di fare magari un paio di livelli, tipo, tanto per. Solo per buttare la spazzatura giovedì ho una cena con dei compagni di corso. Ho paura che sia presto. Perché sai, soprattutto siamo stati chiusi. Guarda, se non ti senti sicuro, la scelta migliore è dire non vuoi andare o non puoi andare, di che non ti senti tanto bene. Tutto lì. Su Smash, nella storia. Lo conosci il trucco per sbloccare tutti i personaggi, piccolo Xapollo Nir? È molto semplice, in 4 ore circa sblocchi tutto il roster senza farti tutta la storia. È abbastanza easy in quel modo. Non puoi disdire. Vabbè, allora tocca andare. Ma sì, caro mio, ma sì. Ma lei che va, dai, non sopravvivi, tutto lì. Scherzo, chiaramente. No. Dimmi come si fa. Ok. Allora, entra nella modalità duello. Ok? Nella battaglia classica, quella locale. Ok? Fai un personaggio e un bot. Impostati una battaglia che sia uno scontro. Ok? Uno scontro magari a vite. Metti una vita, uno scontro e via. Pam 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 pam. Quando fai la modalità offline, dopo ogni partita, praticamente, dopo ogni 15 minuti quando giochi nella modalità, ti sblocca un personaggio. Però la prima volta che tu fai quella modalità lì, lui ti sblocca un PG, ok? Quindi tu entri per la prima volta nella modalità offline, fai una partita con un giocatore, con la CPU, chiaramente, metti una vita, uno scontro, ok? Ti sblocca un personaggio, esci, cambia menu al gioco, cambia la lingua del menu del gioco, quindi passi da italiano a inglese per dire, rientri dentro, lui si riavvia, rientri dentro. Fai un altro scontro del genere, sblocchi un altro personaggio, esci, cambia lingua, rientri, sblocchi un personaggio, esci, cambia lingua, rientri, sblocchi un altro personaggio. Tempo 4 ore e sbloccato tutto il roster. Te lo posso assicurare. Perché per lui praticamente, normalmente se tu giocassi solamente con la modalità lì, anche con degli amici, ogni 15 minuti ti sblocca un PG. Ti dà la possibilità di sbloccare un PG. Perché quando te lo sblocca devi andare ad affrontarlo. Cambiando lingua lui si resetta e riparte da zero. È molto semplice, almeno impari a usarli e poi nella modalità storia vai avanti pian pianino con calma. Ore. Sì, quella volta lo provai, tanto per provarlo, in realtà. Poi, prima o poi mi ci rimetterò. Perché non era il periodo quello, mi sa. È un gioco carino, però, non lo so, un po' forse legnosetto. Era anche un bel gioco un po' vecchiotto, dai, ci stava. Più avanti, più avanti. Come no? Hanno patchato l'altro giorno un gioco di 15 anni fa di Final Fantasy 6. Di Final Fantasy 5. Come non li patchano più quando sono vecchi? Signor Penna, che sta a dire? Un Kirby sparando il martello e l'attacco verso il basso, è quello che si fa per andare avanti nella storia finché non sblocchi gli altri personaggi, fai tranquillo. Più che normale, più che normale.
Sì, però devi ragionare anche che giochi multiplayer sono letteralmente molto diversi da un gioco single player, ok? Gioco multiplayer che comunque ha sempre avuto tornei e roba del genere, lo patchano settimanalmente, praticamente. Per cui letteralmente non ha. Non esiste che non venga patchato un gioco del genere. Yo, time is zero. Oh, 56, ottimo. Forza spirituale, cosa fa? Scolpito da alterazioni negative. Non male. Per ora come ora. Ma no, ci teniamo quello che abbiamo, dai. Entro l'anno di solito anche prima. Sì, ma di base sto parlando di Fable 1, che è uscito quanti anni fa? Un bel po' di anni fa. Era ancora il periodo in cui praticamente i giochi, bene o male, così nascevano, così morivano. Ok? Non esiste che ti passino un gioco così vecchio dopo anche un anno. E poi tecnicamente ti dirò, non è negativo prendere così tanta exp. Sai, basta non farmare più di tanto. Ti limiti tu nel caso. O in generale sono giochi che bene o male non puntano sulla difficoltà. Ti danno una bella sfida, sì, quello sicuramente. Ma non è così essenziale. Di fare una partita Smash. Dai, magari ci possiamo organizzare un giorno di questi. Un po' facciamo tipo partitona serale, magari vedo se riesco ad organizzare anche col buon Rob. Vediamo, vediamo, sarebbe interessante fare un mini torneino. Esagerato, penna, esagerato. Meno male il 2 l'ho sempre giocato un po' anche alla cazzo di cane. E via. Divinity 2. La rabbia? No, ma che rabbia. Devi prenderla come una sfida. Ma le che vai, ricominci. Hai imparato cose nuove, un po' come un Dark Souls. Ci sta. Sono fuori allenamento. Ah beh, io non l'ho più toccato da quella sera. Allora, fusione diretta. Ah, già fatto, ok. Fusione normale. Cerbero? Cerbero però il carro mi serviva. Beh, per viaggiare il mio editore bianco, effettivamente. Potremmo fare Gabriel. Quetzalcoatl, Tsukuyomi Picoro, Sandalphon. Vabbè, direi che possiamo anche no. Ciao, penna, alla prossima. Fugace, come un sogno di mezz'estate, ragazzo. Allora, punto di ritorno. Torniamo nel mondo esterno. Così andiamo a fare un po' di rapporti e poi ci teniamo per ultimo di andare a fare il discorso della lettera di sfida. Tanto penso che siamo anche abbastanza bene come livello, dai. Tanto in persona siamo parecchio bene. Dell'organo di Akechi. Ho visto che mi hanno dato la possibilità di creare un super mega angelo più potente di tutti, la voce di Dio, definito anche. È parecchio interessante. Non è una bella sorpresa, vedo ora. Sì, effettivamente sì, lo era.
Molto bene. Non sai più cosa giocare. Oh là là, ma come hai già finito Final Fantasy VII, caro Francesco? Non dirmi così. Parapapa. Pam 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 pam. D'accordo, allora, oltretutto, vediamo se riusciamo a... ferme, no, 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 torna giù, torna giù, torna giù che c'è il cruciverba. Voglio fare il cruciverba. Mi sono bloccato ed è da tutta la giornata che ci sto provando. Dove sei arrivato? Dove sei bloccato? Vediamo se posso darti una mano. Ah, stato d'animo negativo. Depressione. Inquietudine. Passare nell'ozio. Noia. L'opposto di allegro. Triste. Inquietudine. Stato d'animo negativo. Che cazzo è? Tutto The Phoenix. Ah, ansia. Inquietudine. Bravo, bravo, bravo ragazzo. Vero, 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 vero. Stato d'animo negativo. Non dico tutte ste lettere comunque. La ma malumore. E la madò. Bravi. Bravi. Malu. Mo. Bravi, bravissimi. May Blues, quel malumore derivato dalla cambio di stagione e dall'aumento di malanno per la lunga festività di inizio aprile. Magari è una festività di inizio aprile, mannaggia. Nel resto del mondo ci sono espressioni simili, ad esempio in America si parla di September Blues al rientro delle vacanze estive. Capisco bene. E visto che non ci ho mai giocato, mi sono bloccato all'inizio. Quando esce il timer di 10 minuti sono arrivato all'esterno, ma era tutto chiuso. Devi premere i pulsanti. Quando sali su in alto sopra l'ascensore, dopo aver preso l'ascensore, premi i pulsanti che hai premuto con Biggs e Jesse inizialmente. Quando sali su hai praticamente due stanze da affrontare, hai due pulsanti dove erano prima, dove c'erano Biggs, Wedge e Jesse inizialmente. Tutto lì, molto molto più semplice di quello che credi. È solo una svista, quella che hai avuto. Ta-ra-ta-ra-ta-ta-ta. Pa-pa-pa. Pa-ra-pa-ra. Ta-ra-ta-ra-ta-ta-ta. Ma figurati. Quelle sono quelle cazzatine che bene o male magari rischi di perdere, ma che sono in realtà molto semplici, dai. Redattore che mette fretta uno scrittore in difficoltà per fargli rispettare la scadenza. Ah, wow. Coraggio. Coraggio e conoscenza per mantenere su. Dai. Che buona la granita. Oh, che gusto.
Ti prego, dimmi che gusto. Io amo profondamente limone e menta. Mamma mia, che buona la menta. La menta è sempre stata la mia preferita in assoluto fin da piccolino. Un po' perché era verde, da piccolino avevo la passione inaudita per il verde e ce l'ho tuttora. Però, dai. Stava perso ogni segnale, significa che non lo vedono più. Duellare di nuovo un giorno, che sì, specialmente sarebbe che tutto finisse con una sua sconfitta. La vita, sì. Limone mi piace classica, buona, molto buona. Mi piace o limone, ma che sia bella limonosa che fin ti fa sentire l'acidità fin dello stomaco, o la menta proprio. Mamma mia. Messaggiuini. Gentilezza, diciamo che non mi interessa. Lui. Ok, potremmo anche andare. Poi in caso vediamo se aumentiamo il rapporto. Bene, altrimenti usciamo e andiamo via. Anche tanti rotti. E non solo quelli. Ah, c'è ancora il pecoraro. Il primo legame si rafforzerà. Facciamolo? Facciamolo, gioca con lui. Sebbene devo provare a tirare su Ryuji e gli altri anche. Voglio farli livellare anche gli altri, come voglio farli un attimino evolvere anche la loro persona. Contrario di fantasma. Ma giochi da Dio. Amici, visto che siamo entrambi gamer. Beh, dai, carina come cosa. Ah, lei ci hanno messo uno youtuber pure. Molto bene. Cos'è? Cos'è? È un JoJo Pose? Sì, è una JoJo Pose assolutamente. Alla fine, se dovessi perdere sarebbe la fine per me. E la vado. Rango 4. Bene, al 5 dovremmo sviluppare l'abilità nuova. Ehi. Vabbè, gentilezza al massimo, va bene. Bye bye. Allora, quando mi conviene mandare la lettera?
lavorare tutto quanto mi manca. 15 giorni, direi a... Tra qualche giorno, tanto per... Gentilezza. No, non mi interessa gentilezza. Pa pa pa. Coraggio. Questo dovrebbe essere interessante. Cinema. Dai. Oh, Takemi. Nani? Bellissimo. Che cos'è bello? Voglio vederlo sto film, è bellissimo. Davvero fuori di testa. Fino alla fine. Avrei voluto spendere per farmi fare il caffè, effettivamente anche. Donto domenica 4, eccola qua. È arrivato da tutto il rumore dell'esterno. Sono le 11. Potrebbe essere fattibile affrontarlo? Che dite? Allora, andiamo prima di tutto. Vediamo, vediamo, vediamo. Prima di tutto voglio andare... Central Street, voglio andare a vedere se posso comprare qualcosa come armi. Posso iniziare qualcosina o se posso... Magari devo andare a lavare roba? No. Non è lunga come Okumura, ok. Per le attacche su Final Fantasy, fai destra, defend. Aumenti un pochino la difesa per andare un pochino meno danni, però bene o male non puoi pararli del tutto i danni, ok? Potresti più avanti sviluppare la materia barrier che ti fa aumentare di tanto la difesa fisica, o M barrier che va a aumentarti la barriera, la difesa magica, o reflex che respinge tutte le magie, però parare, parare, parare puoi solamente far defend. Come cosa? Ah.
Comprare qualcosa. Ok. Ah, that legs. No, ma va là, vai tranquillo, caro. Vai tranquillissimo. Ta-t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 a
Allora, equipaggiamento, Ryoma, direi accessorio. Ah, cristallo della Boria. Cristallo col potere della superbia. Arcacage in automatico. Amba, mica male. Adesivo CP3. Senza CP durante ogni turno in battaglia, molto buono. D'accordo, SP a tutti quanti. E salviamo, direi. Sì. Dai. Il cannone Futaba è pronto. Una specie di annuncio in mondo visione. Sì.
Che ficata. Beh, carina, è riuscito a fare anche un'animazione abbastanza carina, dai. Che belle che sono queste cazzine, cazzarola. Bellissime, veramente bellissime. Che spettacolo, puttana che spettacolo. Ho i brividi, brividini, brividini proprio. Spettacolare. Questa scena è veramente meravigliosa, cavolo. Ci stiamo cacando sotto, Ashido? Oh, carino, versione post-apocalisse lì. Dai. あいつら生きて、しかし仮に生きていたと。
なんとしても捕らえろ。自殺の発表が間違いで逃亡されたなどと。こんな取り調べを受けてもらう。なぜ私が作成した書類を確認。見れば思い出すかもしれないからな。思い出せなくとも逃亡された責任は。 È interamente sua, addirittura? Brutta merda. すみません。最後に回答の取り調べをしたのはお前だ。上司の死ぬ食いだよ。恨むんなら死んだ特捜部長さんを恨みな。本当に病死だったんですか？本当に病死だと思っているんですか？そんなことはどうでもいい。お前のせいで警察のメンツは丸つぶれだ。わかりました。 Certo, verrà appesa una bandiera dei Lady Fantasma in soffitto dove abitiamo noi. Non è stata una mossa geniale, però va bene. とぼけるな。営業妨害だよな、これ。調べはついている。こういうやり方しかできねえわけ。上にはいません。回答団はど。客じゃねえなら帰ってくれよ。今日も連行。生きがってんなよ。怖くとうの犬ども。正義はお前。 Questo non me l'aspettavo comunque. Sabotare le elezioni. So che il server adesso è un leader potente e rigoroso. Sono disposto a dare la mia vita per combatterli. うん。回答団って電波ジャックやったろ。でも指導ってさ、悪人面じゃない。何を信じていいんだか。早く捕まえてほしい。指導の野郎、冷静なふりしやがって。謝罪せよとは。どっちが悪党なのかしら。Dai ragazzi. Oh, ciao Ximog. Ciao bello. 予告状の効果。私の自信。どうせ騒ぐしかできねえんだろ。本当。あれだけのことがあっても、指導の改心を望む声、私たちのやろうとして。そういう。そうだ。ね、sicuramente non può passare la Nation di questo genere. Molto bene, bravo, bravo ragazzo. Dai. Oh, Takemi, la mia adorata Takemi. Che bella, mamma mia. Papparam 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 papparam. Vittore bianco, dai, questo che è quello che ha un po' più di resistenza. Ciao The Nice, come va caro?
È meravigliosa. Mamma mia, sei meravigliosa. Mettiti un debuffer. Ah. Dici che non va bene come parti? Buona salvezza di tutti i nemici, che non è male. Riduce l'attacco di tutti i nemici per 3 turni, molto bene. Difesa di tutti gli alleati. Rimuovi il malus degli alleati, che non è male. Barriere possono essere utili. In realtà poi come debuffer non è che ho troppa roba. Vabbè, proviamo in caso ricarichiamo e via. Via andare proprio. Vediamo come ce la caviamo. Ciao Simone, come andiamo? Ok, il timone, chiaramente. Ed eccoci qua. あの女の面影があったからな。奴が近づいた理由も察しがついてる。頭は切れるが所詮は楽器だよ。私が総理に就任したら即刻消すつもりでいた。なんだと。あいつは私の過去を知っているんだ。しかしさすが自作自演の名探偵様だな。 自滅してくれて手間が省けたわね。ひどい。お母さんの研究を奪って自分の利益のために好き放題して人を騙し私のお父様まで。改革に犠牲はつきものだ。愚か者は優秀な人間に委ねていればいい。この私てめえのどこが優秀なんだよ。 Che devi fare? Vai praticamente, sali l'ascensore, vai in fondo alla stanza dove ci sono quei tipo due pulsantoni rossi. O parla con Biggs o parla con Jesse, uno dei due. Parla con uno dei due loro. Che Dio aveva per me. Dio! Jotaro! Sarà esattamente il suo potere. あなたなんかに人の上に立つ原始の人々を道具のように扱い罪の階段を人任意の犠牲者の命と国家そのものの命己の幸福以外は自己責任という名の足りそれが神に選ばれた。 Proprio pane e modeste, ragazza, la mattina. Non è un'altra cosa. なぜ私に総理の椅子が明け渡された。今や誰もが地道な努力を否定し抜け駆けや一攫千金。だから私が最強国家を樹立してやるんだよ。誰にもひれ伏さず
Modestissimo. Sì, maledizione. Sì, caro Francesco. Quando vedi Jesse lì sulla panchina, sul traliccio che è distesa, devi andare a parlarci. È per quello che non ti fa andare avanti. Una volta che ci parli, tu sali sull'ascensore, praticamente, e vai a parlare con uno dei due per attivare i pulsanti. Ah, pensavo l'avessi fatto in automatico quello, pardon. Eh sì, non a caso, il peccato della superbia.私に従わぬ反逆者は排除しなければならない。しかし、能力のある者を殺すのは多い。最後に成果し、その力は私の世直しのため。お前な、何度聞いても答えは変わらないから。 もう少し考える頭があるかと思ったが、愚民は愚民か。なら残念だが、諸君を排除するしかない。取るに足らん小さなほころびだが、そんな甘さで大国すらも滅びる。私はそういうミスは犯さない。 OK. E devi darci un pochino dentro, Ciximog. Livella, che non fa male. Oh, e coso? E sicuramente... è quello di Gundam. La stella rossa. Molto inquietante il leone fatto di corpi, comunque. Molto bellino, effettivamente, perché questo dei culi per niente male. Tipo lì sulla faccia. Ecco, vedete quelli che fanno tipo le sopracciglia del leone? Sono culi molto notevoli, devo dire. Però inquietantissimo, bello. Un cambio di per battle. Ascolta questa host. Il grande paese non ha bisogno di ladri, ma solo del sottoscritto e di coloro che mi venerano. Deciso, decisamente molto notevole come leone. Belle, bei culi, bello. Bravi. Cazzo, figa. E lui letteralmente è il capitano Chara di cosa, di Gundam. Va lì, che becculetti. Mamma mia. Bravi. E ripeto che la versione con la Lyrix. Oh, addirittura. Quanto cazzo di male ha fatto? Para para papam, para para papam, para para papam. C'è ancora meglio. Oh. Para papam, para para papam. Attacco diminuito. Bene così. Elusione e precisione di tutti gli alleati. Non ne ho la minima idea, Ximog. Non ne ho assolutamente idea. Non credo. Ah, si intensifica, mi piace. Freydeen non sarà mai debole a questo, infatti.
191, lei deve curarsi. Bonus è stato annullato. Brutta merda. Allora, con lei attacchiamo. Senti come nel sottofondo si sente. Ah, ha fatto il calcio doppio anziché della cosa. Figata, bellissimo. Cambiano leggermente, ma che figata, bellissimo. Allora, o curiamo lei, direi. Mettiamo la difesa pure. Sì. Ira del re bestiale. Ok. Ah, rompipalle maledetto. Cazzo! Riflette i colpi, ok. Beh, me l'abbiamo scoperto, dai. E chi mi spaventa? Cioè, sto cercando di andare più safe che posso. Bene. Barriera magica innalzata. Allora, dobbiamo colpire con... la... lei. Qua blocchiamo, è bene così. Blocca, blocca. Bene. Quindi riflette gli attacchi fisici. Buono sapersi. Fuoco, fuoco, vento, nucleare, psicocinetico, sacro. Non è debole. Ah, però blocca. Si carica. Si carica. Una guardia. Tanto per provare. Proviamo, dai. Sbagliato. Allora, lei andrà a usare Media Raham. Para pa 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 pa. Mancato grande. T'ha commentato e non lo posso permettere.
Immagino saranno più fasi. Dove ci sarà magari il leone, poi ci sarà magari solamente lui. Tipo. Allora, do per scontato che non sia debole né a tuono né a vento. Oh, proviamo, effettivamente. Proviamoci almeno. Almeno ci voglio provare. Eh sì, diciamo che prima ho fatto l'acquistino perché ho visto che era abbastanza essenziale, dai, per 7 MP a turno, pacca boia, una gran bella robina. Allora, manca solo il vento, è impossibile che sia cosato al vento, dai. Una volta nell'aldilà. Ma che figo è? Bellissimo. E Ale. Tanta fatica a cercargli le debolezze. Resiste. Però attacchi volanti, possiamo colpirlo adesso. Potremmo quasi quasi provare a fare l'attacco speciale, anche se penso che non abbia effetto su di lui. Abbattimento acrobatico. Non penso mai nella vita potrebbe avere effetto. Proviamoci però. Tanto per. Mancato, infatti. Sprecato il turno, ma sti cazzi. Ufudin. Mancato. Oh, mi piace. Mi piace questa fase di attacco fisico e basta. Che potremmo utilizzare l'abilità magari. Non me ne ho tenuto d'ora alla fine. Oh, mi piace. Mi piace un sacco. Ziudin. Mancalo. Grandissima. Gerudin. Mancalo. No, non l'ha preso in pieno. E in più recuperiamo anche un sacco di SP in questo turno qua. Molto bene. Bello, sto cazzo di cerotto è stata la cosa migliore che abbia mai preso. Bellissimo. Non era necessario, però vabbè. Devo curare almeno sia Anne che Haru. No, su di lei no! Che cazzo. Sì, vabbè. Poi... faccio la culo. Bastardo. Maledetto. Da quanto tempo era sviluppo Persona 5? Non ne ho la minima idea. So che è uscito nel 2015 la prima versione. Nel 2016. È sviluppato. Penso si abbiano messo un pochino. Sì, madonna, è stato di una cattiveria inaudita. Cioè, è molto sleale, molto molto sleale, amico mio. Parapam, parapam, paparaparapam. La felicità pubblica, addirittura. Che cazzo è? Dei grandi ideali e l'ordine naturale del mondo.
Eh? Ah, per quello che ha fatto, lol. Tomba del sacrificio umano. Solo fare un tentativo. Centro perfetto. Resiste. Però non blocca più almeno. Che? Tano normale, va bene. Futaba, aiutami tu. Bella lei. Recupero degli HP grande. Pa, 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 pa. Pa, 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 pa. Pa 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 pa. Ma che sei scemo? Vabbè, ma è follia, quanto cazzo di male fa? Devo passargli l'attacco assolutamente. Ubai! Ancora un botto di SP, è bellissimo. 2-4, ok, fattibile. Mettiamo anche la difesa, magari potrebbe essere ancora più interessante. Pam, 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 pam. Quanto bella sta host. Carina, molto carina, mi piace. Convergenza blasfema. Ho paura. Secondo carica, fate attenzione. Merda. Cadete molto meglio. Lo scopriremo allora. Vabbè, do per scontato che Makoto sia morta. Dai. Fatti. Però abbiamo resistito bene, dai. Che bella che è Hecate comunque, mamma mia. Mazukage. Mazukage. Oh no, dammit. Lo facciamo ora? Volevo curare tutti però. Ah, il diavolo. Proviamo a colpire, dai. Sì, nel sottofondo che è calato il volume, si sente ancora quel taratam. Taratatatatatatatatam. Devo attaccare in 2 turni. Non sapevo che cosa avrebbe fatto Xenog. Non lo conosco il boss, per cui non ho la minima idea di quello che può fare. E solitamente quando un nemico carica, vuol dire che sta per incularci male. Per cui non potevo saperlo. Solitamente di solito quando appena inizio a caricare il turno dopo attaccano. Per cui preferisco parare in modo da poter ridurre i danni. Parapam. Pam pa pa parapam. Ah, la bella tesoro è proprio che si va a tentativi. La ficata.
Made a hand. Ta 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 ta. Proviamo a provare questo? Proviamo questo. Pesante a tutti i nemici? E pesante sia. Non mi ricordo. Domanda troppo specifica. Non mi ricordo assolutamente, guarda. Purtroppo non mi ricordo. Benissimo. Abbiamo anche bloccato l'attacco. Ottimo. Il gatto? Mona? Ah, oh no, parla di me, ok. Da quanto tempo? Già, siamo proprio noi. Riescono a comprendermi. Pertanto ve lo dimostrerò. Ma che cazzo è? Perché? Sta molto più scena prima comunque. Avrà un attacco bestiale, immagino. Infatti. Oh, mi piace. Fuso con Bane. Sì. Allora, buffing. Aumentiamo le difese. Potenziamento. Ah. Debuffer. Piace amico. Mettiamo l'illusione. Assolutamente. Ma che figa è sta host. Bagno di sangue. Colpisce tutti. Ma dai, buono così.
Ok, danni li rifacciamo. Samael. È stupendo, ma tutto è meraviglioso. Questo gioco qua veramente non c'è nulla che sia fuori posto. È perfetto, veramente perfetto. Lin è una dea. Lin? Mamma mia, che bella che sta musica. Ah, la cantante di tutte le host. Oh, non sapevo. Bello, figata, mi piace. Bello, figata. Ah, meravigliosa. Infatti, probabilmente mi cercherò di prendere il CD in qualche maniera. Figata, troppo bello. Bakugan. Bloccato. Ok. Allora, fa danni di tipo sacro e danni fisici. Vediamo se riusciamo ad avere qualcosa per poterlo magari respingere. Dobbiamo comunque continuare a buffare. Buffare la cosa. La collector che è davvero stupenda. Mannaggia. Guarda, avessi saputo che era così bello l'avrei preso anch'io. Perché per 20 euro in più, puttana, se ne valeva la pena. Pa-pa-pa-pa-ra. 90 euro. Sì. Ma rispetto ai 70 che costava di base il gioco, lascia fare. Ne valeva tantissimo la pena. Ne ho visto 120. Al lancio era 90 euro. Ovviamente hanno portato a 120 poi, immagino. Blocca, blocca. Riflette debole, no. Debole, no. Blocca, riflette, riflette, assorbe. Debole, Io non ho nulla che mi possa... Riflette nucleare, amplifica ghiaccio. Debole, che cazzo tu debole al sacro? Lui che resiste, almeno. Decreto demoniaco. Non va con i boss sicuramente. Questo potrebbe essere interessante. Ecco, sì, esatto. Però resiste almeno. Però questo blocca o riflette il malefico. Al diavolo, dai. Mechidolam. 100, troppo poco. Non riesco a capire cosa fa il portone del tiranno, onestamente, però.
No, nessuna debolezza, ok. Tanto due è troppo poco, non vale la pena. Stiamo per recuperare un po' di SP a tutti. Presione illusione. Cambiamo. Ma Mazukaju Kaja. Papara papara. Oh. Mi piace schivare. Non è che è un limitatore quello. Potenziamento, va bene. Tanto ora ci pensa Anne a togliere tutti i potenziamenti, perché non ci tengo assolutamente a lasciarti così potente. Oh 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 oh. È bellissima, è veramente bellissima questa. Questo farà male? Abbastanza. Però sono sopravvissuti almeno. Danno sacro questo. Maledetto. Maledetto infame. Che altro lui non è. Barbapapero. Semestre esclusivo sono anche meglio addirittura. Oh, figata. No, ma veramente a livello visivo, di quello che è la grafica, il design e il sonoro, è insuperabile. Mai giocato una roba talmente figa. Bello, bello da morire. Pugno del tiranno. Ok. Ops. Throw your mask. Non è promettente. Stio Dean. Papara papam. Papara papam. Papam. Papapara papam. Papara. Parapapa papam. Oh, questo volevo. E niente, io uso solamente il suo speciale. Brave loro. Ah beh, molto in tema anche con quella tenuta del nostro caro Shido anche. Belle loro. Gran bei danni. Pa
Power up. No, Masuke Kaju. Lui attaccherà fra un po', per cui voglio evitare di prendere danni. Sebbene poteva anche morire lui, effettivamente. Contro questi piccoli sciocchi mocciosi. Distruzione che meritate. Ah, era un limitatore quello? Bene. Il vero Madoshito Sai, ma che figo è? Bellissimo, Jiren. Super Saiyajin Shiro. Ma guarda che sorrisetto beffardo. Madonna, adoro, bellissimo. Design meraviglioso. Ah, agilità ce l'abbiamo ancora alta. Per cui... giusto l'attacco? Assolutamente. Entra la difesa. Poi valutiamo se al prossimo turno usare magari un Soma. Tanto per curare tutti gli HP, gli SP di tutti gli alleati. Ok, è fattibile. È fattibile, è fattibile. Potenziandomi così è fattibilissimo. Spese con... vediamo se continua ad attaccare con magie sacre. Se non lo fa, possiamo passare magari a quell'altra persona che riflette gli attacchi fisici, così da potergli rimandare indietro. Dai, tanto andiamo avanti così. Attacco fisico anche questo. Precisione e illusione, aumentiamole sempre quelle. Non intendo farmi trovare impreparato da quel punto di vista. Maragidin. Beh, fortunatamente non sono debole di chi è a fuoco. Bagno di sangue. Ok. Cazzo. Chance di critico aumentata. Non mi piace. I critici non mi piacciono. Che cavolo d'acciaio, l'abilità che ti dà l'anello di cane shield ti aumenta lo stesso la difesa, costa meno di quello che usi. Ah, dici? In teoria forse costa 4 SP in meno. Forse hai ragione, sai. Mi sa che c'hai ragione. Merda. Si carica.
Aumenta tutte le stat, possibilità di critico. Allora, guardia. Questa farà male, immagino. Allora, rimuoviamo i bonus e le statistiche, assolutamente. Attacco ancora potenziato. Oh, merda. Mettiamo la difesa? Sì. Importante che non mi muoia Joker. Assolutamente. Attacchi fisici. Lei. Proviamoci almeno, voglio capire che cazzo fa. Abbiamo respinto bene così. È un bel rischio. È un bel rischio perché se mi fa il danno sacro, con questo siamo fottuti. Però riflette gli attacchi melee, che fa suo attacchi melee lui, potrebbe essere interessante. Non vale la pena. Vediamo se mi incula subito, dai. Lui. Diamogli. Cazzo, non va bene. Con questo almeno lo riflettiamo sempre, che non è male come cosa. Prigione illusione, beh, inizio, bisogna dover anche cambiare persona. Tanto lui si potenzierà, quindi forse questa è stata inutile. Papara. Papara papam papapara papam papara param papapara papapa. Attacchi magici. Cosa perdiamo, SP vero? No. Carica, ok. Questa farà molto male, abbiamo detto. Guardia. Benissimo. Caldo. Ok, onesto. Oh mamma mia. Pa 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 pa. You have got me for the last time. Avrei dovuto dirlo mentre le cava un coltello, però tipo Kenshiro.
Allora. Non sprechiamo SP. Oggetti ne abbiamo, tanto vale usarli. È già applicato. Oh, benissimo. Psiodina, allora. Conteggio azioni di Shido aumentate? Vuol dire che fa... Più mosse in un colpo solo? Ok, ora farà parecchio male. Cido respira affannosamente. Ah, vuoi vedere che è un po' una funzione alla breve default in cui lui usa in prestito i turni futuri? In questo modo, praticamente. Piccolo figlio di puttana. Speravo fosse così, invece mi sa di no. Tipo. No, che succede? Non da solo. Oh dai. Dobbiamo fare qualcosa. Devo farla finita da solo. Ah, bene. Io ci ho perso. Ah, bene. Questa riflette. Quindi immagino che possa andare bene. Mi serve qualcosa che mi aspetta. Dobbiamo buffarci. E la tua nemesi, effettivamente ci sta. Che cazzo? E dai! Che inculata! Fanculo. Dai, che cazzo di... Ma dai, ma soprattutto tutte le debolezze subito. Allora, mezzanotte 10. Al diavolo la... Il reflex tanto vale essere difesi, piuttosto. Ah, però parte già da questa fase, bene. Infatti non c'è la sua persona 5 base. Ah dai. Bene.
Questo potrebbe essere ideale. Blocca, blocca, resistenza. Però prende il danno fisico pieno. Questo blocca. Questo è probabilmente la scelta migliore che possiamo fare. Questa no. Questo è debole. Tutti deboli al sacro. Prima avevo tutti deboli al demoniaco e resistenti al sacro. Ora ho tutto il contrario. Bene. Questa è la cosa migliore che possiamo fare. Assolutamente blocca, blocca, blocca e via. Pa, 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 ra. Pa, 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 pa. E dai, Queen, maledizione. No, lei non viene ad attaccare con magia, assolutamente. L'omunculus si è sacrificato. Una persona con carica o concentrazione? Sì. Avere l'attacco raddoppiato non è male, effettivamente. È che l'ho sempre cancellata come abilità perché l'ho sempre vista abbastanza una tantum come cosa. Però effettivamente potrebbe essere abbastanza figa. Se anche Ryuji potrei averle. Nice. No, speriamo SP. Blocca. Ed è anche una situazione su tutti gli alleati, minchia. Fisico io lo riproverei. Ryuji l'ho avuto per quasi metà gioco, praticamente come main team. 90 SP, però ne valgo la pena, beh, immagino. E al posto di Aurus, sì, pensavo anch'io. Perché Aurus sì, è carina, però effettivamente sono molte cose più utili. Con tutta la squadra, ha voglia. Non sarebbe affatto male come cosa, non sarebbe affatto male. Pa, 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 pa. Bene, 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 benissimo. Aspettate. Ryuji, che cosa di interessante. Pa, 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 pa. Mentre attacco di tutti gli alleati. Mm.
Vedete, non è male lui come cosa. Riduce illusioni a tutti gli nemici. No, rimaniamo così per ora. L'omunculo si è sacrificato. Cosa intende perché l'omunculo si è sacrificato? Pardon. Non arrivo a capire quello. Che ti vedono una morte istantanea. Ah, ok. Ah, bene, molto bene. Infatti non capisco che cazzo fosse il homunculus. Buono, molto buono. Buono saper. Te cage. Dai, cara. Attacco del gruppo aumentato. Bene. Abbastanza. Che mi ha fatto un fottio. Chiaro. Sì, sì, no, proprio non mi ricordavo di averli mai ottenuti come oggetti in realtà. Non ho mai neanche letti alla fine. Perché ottieni talmente tanta roba che veramente fai fatica a ricordarti di tutto. Buono. Molto buono. D'accordo. Voglio diventare Super Saiyajin. Ok, dai. Danno sacro, quindi bloccheremo. Esatto. Molto bene. Prima ho fatto una combo bombo veramente abbastanza bastarda. Questa è la scelta ideale. A meno che non mi faccia... Oddio, ghiaccio. Ovviamente lui può usare anche gli oggetti, quindi potremmo...
a puntare su questo dopo. Perché ho paura che lui usi... Che prima è stato un oggetto per farci il tuono. Da capire, perché potremmo prendere danno, però almeno esser lì lì per non farci picchiare, almeno non farci usare debolezze. Merda. Un quarto l'abbiamo tolto almeno. Si carica. Entra la difesa. Di lei, dai. Devo mettere l'agilità, non me ne ero reso conto. Oh, mancato. No, me? Debole? Cazzo, vero. Che inculata. Avanti. Ok, questo potrebbe essere un problema, abbiamo detto, no? Prima. Il gruppo aumentato, ok. Attacco, difesa, agilità, up. Un po' le stat e via.
Mancato. Abbiamo aumentato le nostre stat. Anche abbiamo ridotto le sue, per cui... alla grande. Alla grandissima proprio. Non ho sbagliato. Sbagliato abilità, cazzo. Vabbè, non importa. Tacca 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 tacca. Ok, 12 minuti, bene. D'accordo. Allora, vediamo un po'. Debole al ghiaccio. Lui probabilmente userà oggetti per indebolirci. Vediamo. 40, 46, 46, 41, 40. È più forte questo? A conti fatti. Non so che cazzo fare, proviamoci. Al diavolo. Tutte le stat? Tutte le stat, sì. Al diavolo. Polvere di diamanti. Male, 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 malissimo. Io ho paura. Paurissima, cazzo. Oh. Vento, d'accordo. Poveri diamanti, al diavolo. L'abilità più forte che ho. E che tocca sfruttarla. Difesa di stabilità, merda, già. Tutte le magie non divine una volta. Tutte le magie o attacchi fisici? Magie, dai. Inferno. Cazzo, non ho potuto curarci con quella, però. Sacro. Dove sono? Dove sono le mie perline? Di tutti gli HP di un alleato. Ok. Attacco di stabilità, difesa di stabilità. Benissimo. Siamo andati vicinissimi. Ci ha curati così grande lui.
Non mi interessa aver sprecato l'oggetto, però il diavolo. Paura. Grave a tutti i nemici. Merda, non è stato sufficiente. Mi attacco al calato. Fare questo potrebbe voler dire vincere o farmi incolare il prossimo turno. Al diavolo, dai. Non abbiamo vinto. Però, ok, si è indebolito almeno. Puttana! Hai voluto curarmi. Merda. Ah, per poco. Oggi è lunedì, vero? E riproviamoci, dai. Al diavolo. Lunedì. Ultimo tentativo, dai. Cioè, ora è martedì. Sì, 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 chiaro. Perché fai il martire? Qualcuno deve pur farlo. Caro Simone, qualcuno deve pur fare. Madò, per pochissimo. Bastavano due colpi forse per eliminarlo. Allora, per ora va bene lui. Sì, ho voluto usare, pensavo di poter finirlo con un colpo solo. Ho fatto una cazzata. Sai quando volete rischiare il tutto per tutto con un colpo solo? Ecco, è andata male. Semplicemente è andata male. La magia divina, sì. Forse hai ragione, perché la magia di ghiaccio toglieva di più, però ho voluto provarci almeno. Sì, beh, adesso conosciamo come affrontarlo. Sappiamo anche che il tizietto di ghiaccio, il Black Frost, è molto utile contro di lui, per cui va bene. Non visto che non ha debolezze, va più che bene. Dai, su. Ma
cercherò di sfruttare l'attacco più, va. Comunque sacrificato, bene. Si Odin e via. Ristabilito. Siamo così. Che bellina, che Futaba comunque. Mannaggia. Bella, bellissima. Allora, dai. Ho bastato quello fisicamente, tanto per male. Risparmiamo SP per il turno dopo. Danno sacro. Mancato, bene, molto bene. Ottimo. Dai, dai, sto giro ce lo facciamo easy peasy, forse. Dai. Che fisichino, ragazzo. Tra l'altro, aspettate. Gli alleati, risparmiamo SP, dai, accumuliamone per tre turni. Lo blocchiamo. Minchia, ha fatto un botto di male agli altri. Decage. Molto bene. E lei invece Media Rahan, assolutamente. Thank you.
D'accordo. In teoria, lui il prossimo round, quando saremo da soli con Joker, dovrebbe fare come prima mossa elettricità, immagino. Io non ho niente che si cura con elettrico, tipo. O che riflette. No, un cazzo. La minchia, va bene. No, va bene Black Frost, sicuramente. Devo usare The Cage. Vabbè, lo usiamo con lei. No, ho sbagliato, no! Merda. Vacca boia. Fatto la cazzata. Fatto la cazzata. Papara para. Bastava veramente poco. Maledizione. D'accordo? Bene. Dobbiamo curarci. Futoba sarebbe utilissima al rank 10. Sblocca l'abilità che protegge un alleato da un attacco fatale. Minchia, figata. Lei non sono riuscito a portarla su, purtroppo. Sono arrivato al rango troppo basso, in realtà. Purtroppo di alti ho soltanto Ryuji, En e Morgana come alleati. Gli altri li ho abbastanza mediocri. Grandi! Grande Panther! Risparmiamo un po' di SP con lei per gli ultimi turni, qui magari dovrà curare un po'. Mentre con lei andiamo giù a manetta. Ok, nessuno debole, bene. Nessuno morto, benissimo.
Ok, ultima fase. Yosh. Decage. Ok, debuffiamo. Baffiamoci. Danni magici, dai. Grande. Ok, omunculus sacrificato. Onda del tiranno. L'abbiamo schivata, però. Dai, siamo sopravvissuti, se non altro. Allora, curiamo tutti, così poi sfruttiamo i turni per attaccare, senza che lui possa colpire. Così Joker partirà fullato, poi. Psyodin. D'accordo, fase finale. Dai, dai, dai. Ok, come prima. Dobbiamo fare qualcosa. E lo faremo. Non farti sconfiggere, ci proviamo, cara. Lui rimane debole al ghiaccio, per cui non mi fido. Paradossalmente è più forte Black Frost, specie come abilità. Amplifica il ghiaccio, potenza congelamento, di mezzo gli SP dell'abilità di ghiaccio. Dai. Cacando sottissimo, guardate. Ma tantissimo proprio. Buono, molto buono. Sono serio, dura... Ma no, non sono tre turni. Ah, tre turni, 1, 2, 3. Merda. Dura un cazzo così. Sono 192 danni così. Giusto che i 70 che facciamo con quell'altro oggetto. Attacco fisico da arma. Proviamoci. Ho paura. Ho paura, ma proviamoci almeno. Oh, che culo. Comunque so usare tutte le abilità più forti del tipo elementale, di qualunque elemento.
questa era magia, merda. Oggetto. Perlina, al diavolo. Bene, lui si è debuffato. Merda. Ok, oh, sì. Non mi fido. È che mi ha talmente scottato prima che veramente adesso ho paura di qualunque cosa con lui. Oggetto. È sprecata, però è l'unica cosa che posso fare per curarmi completamente. Questo è un attacco fisico, il merdo. Catena di perline. Quanto cazzo ti ci vuole per morire, bastardo? Innalzato la barriera magica. Quella sarebbe la cosa ideale. Potremmo farla, dai. Piuttosto che quella fisica. Poi gli diamanti. Vabbè, questa ci curava, per cui vabbè, è morto, dai. Yes! Dai, non fammi venire fuori un'altra fase, che sennò veramente mi sparo. Ok. Che cazzo. Bella, figata però. Bellissima come boss fight, mi è piaciuto un botto da morire. Grazie, grazie signori. Mi ha fatto un po' pena, però va bene, dai. Ci sta.人を廃人化させた罪、生きて償ってもらわないとね。落ちる前にうちのリーダーになっ。ふん。認めよう。そう、バスで返す。すまなかったな。すまなかったな。リスペースだっけ。誰かに。そう、オッケー。気持ちを抱くのは。 Prego. Oh, vuole distruggere il proprio palazzo per caso? それに巻き込んで密輸しますから、よほどの運がない限り逃げ押せないでしょ。ただ、認知の世界を故意に消すには生命活動自体、つまりこれは一時的に死ぬ薬です。何でもいい、よこせ。Figlio di puttana. È incredibile. Spettacolo. Che
L'angoscia, veramente l'angoscia. È spettacolarissima comunque sta roba, mamma mia. Non so notare neanch'io. Best boy in azione? Effettivamente. E il best boy ce la fa? Titanic style, praticamente. Complimenti. E bravo Ryuji. Ryuji? No, eh. No, dai. No, che cazzo è Ryuji? Ci sta, cavolo, ci sta. Buono, buono così. Un gioco bastardo comunque. Effettivamente Ene e Ryuji era una bella coppia che gli ho rovinato tantissimo, tipo. Ok. Matette.
Nel foie gras? No, no, no. Troppi soldi, amica mia. Ryuji. Così. Certo, mi sei rifatto picchiare volentieri anch'io da loro, però vabbè, dai. Oh, il risveglio ha avuto effetto. Ah, piccola merda. Quindi da manovratore a burattino. Beh, a quanto pare le colpe erano tante. Ah. Giusto. Rapito e ucciso in un altro luogo? Non stanno parlando di cosa, di Shido. Sto bel falcino. Dai, sono un po' curioso di vedere come evolverà la questione. Figata però, spettacolo. Bella, 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 bella. Boss fight mi è piaciuto un botto, cavolo. Ok, domenica sera salviamo, direi. Se per caso il persona di Ryoma è Arsène Lupin, il caffè si chiama Le Blanc, il creatore di Lupin e Soldier somiglia un po' a Jigen. Ah, allora, quella dell'autore di Lupin non avevo idea. Le Blanc, ma aspetta. L'originale Lupin, immagino intendi, non il classicissimo Lupin fatto da banana. Soldier somiglia un po' a Jigen. Sì, effettivamente la barbetta e il capello all'indietro ci stava. E oltretutto, se ci pensi, il coso di Yusuke dovrebbe essere Gaemon, tipo. Maurice LeBlanc, sì, l'originale Lupin. Figata, bello. Sono belle, belle chicche queste, piccole perle che ci stanno alla grandissima proprio. Spettacolo. Meraviglioso.
Oh. Ed eccoci qua. Di nuovo che ha compiuto un'impresa straordinaria. Non ho mai sentito un riscatto tanto teatrale. Spendere per descriverti. Intrattenuto in questo modo. Verrà completato a breve. Senza alcun intoppo. E ora voglio, devo capire che cazzo sia questa riabilitazione alla fine. Penso che lo scopriremo alla fine di tutto. L'intoppo Morgana? Senza il topo. E beh, te pareva, chiaramente. Deve capitare che io. Mi incuriosisce un botto sta roba di Morgana comunque, eh. Gatto indemoniato. Chissà, poi tanto qual era l'ombra di Morgana. E se Morgana fosse niente proprio di meno che... Non lo so, la coscienza collettiva di per sé, quindi il memento che sono il palazzo, diciamo, della collettività. Non è altri che il palazzo appunto di Morgana che rappresenta la collettività. Sparo, sono cazzate. Vedremo comunque, dai. Johnny Idol, le altre ragazze fare sesso con lui per fare carriera. Astuto, molto astuto. Non possiamo tollerarlo. Non sembra tanto grave. Non possiamo tollerarlo, dai. Allora, 1, 2, 3 e 4. Ecco, sono entrambi tutti quanti che potrebbero essere interessanti. Ma guardando i confidenti abbiamo Makoto che dovrebbe arrivare a livello 5. Quindi non prende niente. Yusuke a livello 6. La Risen, che non è male. Ryuji che raggiunge il livello 8. Che prende stoicismo, che lo fa rimanere in vita con un HP. E Futaba che raggiunge il rango 3. Che non ci fa prendere niente, però ci dà un po' in avanti. Quindi io direi che così quasi potremmo puntare su Ryuji, quasi quasi. E poi il resto, principalmente. Va buono, però direi di salvare ulteriormente e di salutarci, perché è un po' tardino. Signori, grazie mille a tutti per la compagnia e ci vediamo domani sera. Ciao belli, buonanotte e buone botte cari.